Questa è l'RX7, ma non è un'auto, è un Rembrandt su ruote, un'opera d'arte di casa Mazda. È forse l'auto nerd più iconica di sempre, fama dovuta anche a fumetti come Nishadia, blockbuster come Fast and Furious. Ma soprattutto molti di noi sono cresciuti guidandola nei videogiochi. Fa la sua prima comparsa già nel 94 in Need for Speed. Il gioco si legherà indissolubilmente all'auto, poi in Gran Turismo, in Sega GT, in Forza e qualsiasi altro gioco automobilistico presente sulla Terra. Un'intera generazione di bambini si è innamorata del suo rombo che urla sentenze di morte per l'ecosistema. Le sue linee sono qualcosa di ineguagliabile anche per le modelle più belle. A chilometro costa come una notte con 5 escort di lusso, ma con l'auto sicuramente ti diverti di più. Guidarla è come mangiare il Müller, un'esplosione di piacere con il quale mettere su una famiglia di piccoli Transformers. Ma il punto tanto è il solito, in un modo o nell'altro quest'auto piace a tutti. Tranne a Greta Thunberg, ma questi sono dettagli trascurabili. La vera particolarità di quest'auto è il motore, ma prima va fatta una piccola premessa. I motori normali sono a pistoni e funzionano in questo modo: si apre una valvola che fa entrare aria e carburante. Il pistone poi comprime la miscela e la candela la innesca, generando un'esplosione che spinge via il pistone, producendo il moto rotativo. Infine i gas prodotti vengono espulsi fuori grazie all'apertura di un'altra valvola, e poi il ciclo ricomincia. Il quirk, l'unicità di questa auto, è il motore Wankel, un motore rotativo che sfrutta un meccanismo davvero unico, mantenendo però il principio di base del motore a pistoni. Progettato dall'ingegnere tedesco Felix Wankel nel 1951, il motore è costituito da un triangolo estruso di rouleau, detto semplicemente un triangolo in tre dimensioni con i bordi tondeggianti, che compie una rotazione ellittica all'interno di una sorta di otto. Le sezioni in rosso sono di un materiale molto resistente e non di acciaio, poiché devono resistere ad un enorme stress per tenere sigillate le camere, onde evitare che il motore esploda. Il ciclo è identico al motore a pistoni: entra l'aria assieme al carburante e girando il rotore la comprime. A differenza del motore tradizionale, sono due le candele che innescano la miscela ed infine vengono scaricati i residui per poi ricominciare il ciclo. Il motore risulta più compatto e leggero, ma anche performante rispetto al motore a pistoni. Per funzionare al meglio deve mantenere un elevatissimo numero di giri, dai 6 ai 7000, a differenza dei motori a pistoni che spesso cambiano già a 2-3.000 giri, anche se le macchine più sportive superano tranquillamente i 9-10.000. Il motore tende facilmente a surriscaldarsi, il che porta il proprietario a doverlo accudire un po' come se fosse un delicatissimo fiore, come un Black Lotus assetato di sangue, potenza e olio, che puppa come se non ci fosse un domani. Mamma Mazda partorisce il primo esemplare di RX-7 già nel 1978, dando vita alla prima versione, la SA. Due anni dopo viene aggiornata con la nascita della FB. Fra le due cambia leggermente l'estetica e la meccanica viene migliorata, ma niente di che. Due posti, leggera, dal baricentro basso e distribuzione dei pesi perfetta. Era l'alchimia che rileva la RX-7 l'auto sportiva per eccellenza. Mazda ritenne che il rotativo era già abbastanza come novità e quindi optò per fare tutto il resto della meccanica in maniera molto semplice, in modo che fosse facile da sistemare per non scoraggiare eventuali acquirenti. Per farla funzionare al meglio, Mazda consigliò di mantenere l'auto a un elevato numero di giri, quindi si poteva godere costantemente del rombo del motore, che era ottimo per gli affari. Era roba veramente da sgrodolo, ma siccome esagerando col numero di giri il motore scoppiava, fu aggiunto un allarme per avvisare il conducente di cambiare marcia. Poco prima della fine di questa generazione, Mazda creò la versione turbo. Auto leggera più turbo. Vai a gara con la morte per vedere chi arriva primo sulla luna, piccolo bastardo sadico! Ma poi vogliamo parlare delle pop-up light, che quando si alzano tocca proprio appare il mischerino. Quindi in casa Mazda si sono detti: dai bimbi, la macchina più ossi per i bischeri più sani e si è fatta. Ora tocca fare la macchina seria e va forte, anche se la meccanica è completata. E così nell'85, dopo l'esperienza con la FB, nacque la nuova genita, la FC. Abissale è la differenza dal modello precedente. Si nota sin da subito una migliore guidabilità,
migliori sospensioni, ma soprattutto migliori prestazioni. Infatti questa nasce con un rotativo aspirato chiamato 12e, ma ormai già che c'erano, perché non fare la versione turbo? Ed ecco così anche la Turbo 2, che monta il famigerato rotativo 13b. La differenza fra le due sta principalmente nella potenza: l'aspirato genera 146 cavalli mentre il turbo 182. Mazda aveva capito che questo genere di auto, molto divertenti e potenti, garbavano ai bimbi che si divertivano a fare le gare sui monti. Infatti è proprio questa la macchina che in Initial D guida quella calcolatrice umana e paracula di Takahashi Ryosuke, la cometa bianca di Akagi, le cui elaborazioni la portano a raggiungere i 350 cavalli, anche se in un caso particolare la depotenza fino a 260. A seguito dell'FC, nel 1992 nasce la FD. Vi sfido a trovarmi un'auto più bella di questa. Dal design super futuristico e senza tempo, che rispecchia le vibes di produzioni nipponiche come Evangelion e Ghost in the Shell, che nel 95 avrebbero preso vita sotto forma di anime. Quest'auto si fa ampia strada fin da subito nella scena underground automobilistica giapponese, raggiungendo la testa delle bande più temute come Midnight Club, una banda di persone straricche la cui unica fonte di piacere era correre a altissima velocità. Dal tipico atteggiamento giapponese, viaggiavano di notte cercando di non mettere nessuno in pericolo. Per loro essere sgamati dalla polizia o un incidente avrebbe voluto dire l'espulsione dal team, senza la possibilità di fare appello. Sfrecciando sulla strada deserta alla velocità minima di 250 km/h con in sottofondo l'Eurobeat, il loro stile prevedeva di stracciare gli avversari in meno di un quarto d'ora. Le loro auto preferite erano la Nissan GT-R, la Toyota Supra, la Nissan 300ZX e la fantastica Mazda RX-7, auto modificata alle estremo dai proprietari businessmen che arrivavano a spendere milioni di euro in modifiche. È proprio questa la banda che ispira il gioco della Rockstar Midnight Club. La serie nasce nel 2000 e termina nel 2009. Si tratta di un gioco di corse classico dove parti con una carretta e vincendo sblocchi auto migliori. Gioco che diventa superfluo quando Rockstar decide di implementare il meccanismo delle corse all'interno di GTA. Il fumetto One Gun Midnight, iniziato nel 90 ma serializzato dal 92 al 2008, che prende il nome dalla strada su cui correva la banda, ovvero la One Gun, una strada di Tokyo molto larga e all'epoca poco trafficata che permetteva queste folli corse. E visto che siamo in tema di fumetti, forse quello più famoso sulle auto è proprio Initial D, che conta ben due RX-7 FD. Quella di Kyoko, nera e monoturbo, e quella di Keisuke Takahashi, la gialla twin turbo. Il motore sprigiona ben 276 cavalli, il bilanciamento è migliorato molto rispetto alle versioni precedenti ed il design è più moderno delle scatolette di tonno di oggi. Per chi non avesse né visto né letto Initial D, i twin turbo sono due turbine che sfruttano la pressione di uscita di gas di scarico per spingere a una pressione maggiore l'aria all'interno del motore. Più grande è la turbina, maggiore deve essere la pressione che i gas in uscita devono generare per il corretto funzionamento del motore. Ne consegue quindi che il motore debba andare ad alti giri perché il turbo sprigioni il suo potenziale. Passiamo quindi a spiegare il funzionamento del twin turbo. Come dice il nome, è composto da due turbine, una grande e una piccola, che aiuta la prima quando il motore è ad un numero basso di giri. È da notare anche come il motore rotativo si adatti bene al turbo, visto che di base sta a giri alti, ma non solo. Infatti il rotativo rispetto al motore a pistoni genera una pressione maggiore di scarico, favorendo il funzionamento del turbo. Vi ho parlato di come l'auto si fa strada nelle street race giapponesi, ma in America come si comporta? A tal proposito, nel 2001, nel primo Fast and Furious, questa è l'auto di Dom Toretto, un giovane teppistello che grazie alla sua bravura col volante controlla il suo quartiere. Il film è una scarica di nitro che si infila nel motore di Need for Speed, che aumenta le vendite a bestia. E nel gioco non poteva mica mancare lei, la nostra amata FD. Ma l'FD più famosa e bella di sempre è sicuramente quella di Han di Fast and Furious Tokyo Drift. E su questo non transigo, non cambierò mai idea. Il suo look è stravolto totalmente grazie al body kit Fortune. Infatti l'unica cosa di originale che resta è il tettuccio. Come il kit di Toretto, anche questo è prodotto dall'azienda Veilside in Giappone. Personalmente amo molto i film di Fast and Furious, almeno fino al quarto, perché poi diventa troppo esagerato, diventa una cosa stile Marvel, del tipo chi fa la cagata più grossa se lo tira di più.
tendenze. Il motorsport giapponese, l'auto conquista tutte le vette dei circuiti, ma soprattutto nel 91 con l'esperienza fatta Mazda crea un mostro a quattro rotori per disintegrare la 24 ore Le Mans. Ganzo anche come vinse, infatti andando nel Baujiji a tutte le sue rivali come Porsche, Mercedes, Peugeot che si ruppero, Mazda si prese il primato di essere stata la prima casa automobilistica giapponese a vincere la competizione, cosa che verrà replicata solo nel 2018 da Toyota che detiene tutt'oggi la vetta con 3 vittorie consecutive. La settimana dopo Mazda fece uscire un comunicato dichiarando che l'auto avrebbe potuto correre un'altra 24 ore senza problemi. Questo fu possibile perché secondo gli ingegneri l'auto non corse nemmeno al minimo delle sue potenzialità. Sembra infatti che l'auto corse a 9.000 giri invece che 10.600, generando solo 700 cavalli invece che 920. Fu deciso così per evitare che l'auto dovesse interrompere la gara a causa di un guasto. Mazda infatti voleva dimostrare quanto fosse affidabile il rotativo e così fece. Il rotativo si rivelò così molto più affidabile del pensiero comune. Ed è qui che finisce il sogno. Come ogni cosa bella, anche per questa c'è dei lati negativi. Infatti l'auto consuma circa un litro di benzina ogni 2-3 km, il che vorrebbe dire che se la benzina costasse 1,50 euro, e in questo momento costa più di 1,50 euro, per 100 km si andrebbe a spendere circa 50 euro. Inoltre il motore necessita di un enorme quantitativo d'olio per funzionare al meglio, che aumenta a bestia le emissioni. Per ogni sgassata che si tira, un orso polare si scioglie. Infatti è proprio per il problema delle emissioni che non sono più stati fatti motori rotativi, eccetto per l'RX8 che è morta nel 2010 o per l'RX9 che sembrerebbe dover uscire quest'anno. Questa auto sta compiendo i 30 anni, quindi sta diventando un'auto storica e boh, le assicurazioni saranno molto molto bassi. Ma eccezione fatta per pochi psicopatici che costruiscono auto con 4, 6, 8 rotori, l'idea del rotativo andrà a morire. E solo nella nostra mente riecheggerà un eco lontano di quel che è stato, del passato glorioso di questo motore. E nella tomba ci porteremo l'amore e la passione per quest'auto. Ed è con queste parole che ripongo il primo strato di terra sulla sua tomba. Addio e riposa in pace, piccolo triangolo magico.